Quindi vi ringrazio non per dovere, ma perché lo sento nel mio cuore, perché c'è gente come voi che ha resistito ai soprusi, alle differenze, alle disuguaglianze, ha subito non i comunisti tali e in quanto per la loro ideologia, ma li avete subiti quei comunisti peggiori che nascono sui comitati d'affari e Livorno ne è una testimonianza. Non si sono divisi i comunisti sui contenuti, ma sugli affari. E allora veramente io vi ringrazio che vi è rimasta quella grande passione, basta guardarvi negli occhi per vedere che siete uomini e donne di grande passione. Io credo che la passione in politica faccia la differenza e sia la più grande differenza che c'è tra noi e gli altri, quelli che vi comandano. Io devo ringraziare naturalmente tutti i militanti, i dirigenti del partito, del Movimento per l'Italia, perché sono tutti bravissimi, è tutta gente che lavora, che non percepisce il stipendio dalla politica, che noi siamo contrari, ma lo fa soltanto con un interesse unico, migliorare la qualità della vita della gente. E vi assicuro che sono persone straordinarie. Ma sono qui con un altro motivo di orgoglio, perché Livorno è anche un laboratorio politico in questa fase. La PDL, e noi siamo contenti che il Movimento per l'Italia è con la PDL, abbiamo i nostri candidati all'interno della PDL, perché vedete, io credo più di tutto a un solo uomo, che si chiama Silvio Berlusconi, e abbiamo avuto quell'intuizione di capire. Questo anche di essere abbastanza autorevole quando lo dico, perché a Berlusconi non è che non ho risparmiato delle critiche quando mi sembrava giusto tagliere, ma dal 13 al 14 aprile dello scorso anno Berlusconi ha saputo interpretare la volontà del popolo, che come recita la nostra Costituzione, il sovrano, e di voler fare il più grande partito, cioè un partito che arrivi al 51%, perché deve dare alla nostra nazione quello che è più mancato in questi anni, la stabilità politica per fare quelle riforme che io ne sento parlare da quando sono ragazzina e poi non si sono mai concretizzate. Quindi Livorno ha anche qualcosa in più oggi, perché nello spirito della PDL, che non può essere l'unione di Forza Italia e l'Alleanza Nazionale, se no il 51% è impossibile arrivarci, ma di tutti quelli che non sono comunisti e di tutti quelli che la pensano come questa sala e che crediamo fortemente che bisogna essere insieme, perché ricordatevelo, da soli nemmeno il migliore fiducia. E quindi Marco, Marco e Costanza, che conosco entrambi e so delle loro qualità, e devo dire a Saradas che è stato coraggioso a misurarsi in questa battaglia elettorale difficile. Qua è una rivoluzione, se avvenisse come io mi auguro e ci credo profondamente, Marco, il tuo successo è quello di Costanza. Però guardate che trovare oggi dei politici che sono disposti a farsi contare, che sono disposti anche magari ad andare al successo, questo è già un grande sinonimo di garanzia. Perché siamo sempre più abituati ormai a politici che vogliono essere nominati e non eletti, a politici che vogliono le poltrone, ricattando, facendo, invece avere dalla nostra parte politica chi si investe di una grande responsabilità come Costanza e Marco, di una campagna elettorale difficile, ebbene, tanto il cappello. Io credo che questo è l'esempio che debba portare la politica nei propri politici. E sono contenta di essere qua, ma lo dico veramente, perché io vado in giro in Italia, ma quando arrivo in questa regione, quando arrivo in queste città, in questi comuni, in queste province, dove basta essere delle persone normali come me, andare in giro per la vostra città e capire che il vostro interesse è sempre stato calpestato, che il comitato d'affari ha sempre agito soltanto per un unico obiettivo, guadagnare più soldi, arricchirsi. Io credo che la politica e soprattutto voi cittadini non potete più andare avanti in questa storia che dura da decenni. Oggi c'è la possibilità di cambiare. Non basta Marco Saradas, non basta Costanza. Loro possono essere domani sì il presidente della provincia, però siccome noi sappiamo che da soli non si vince mai, perché ricordatelo,
che da soli non si vince nella famiglia, non si vince nell'amore, in politica. Ma io sono certa, guardandomi negli occhi, che se da stasera, dopo i nostri discorsi, vi rimarrà qualcosa nel cuore per Marco Costanzo ci avete fatta. Perché ognuno di voi comincerà altri a cambiare e a votare per Marco Costanzo.